Ok Claudia, continuiamo con i nostri salti. Salti laterali, mi raccomando, non toccare le strisce. Vai, concentrati nel saltare dentro. Le distanze saranno sempre maggiori, puoi anche aprire di più le gambe se vuoi. Brava. E ritorna, vai, l'altro lato. Appoggia bene sempre i piedi. Controllo, respiro. Esco fuori e corro verso i cerchi. Secondo esercizio. Adesso saltiamo da un cerchio all'altro, sempre con due piedi, e provi però a fare mezzo giro in aria, un quarto di giro, a cambiare la fronte. Vai, non ti preoccupare da che parte giri. Bravissima, hai girato tantissimo. Perfetto, giri su te stessa come una piccola trottola. Ok, ancora. Continua a girare. Ferma lì, ti potrebbe girare la testa? No? Ok, ci riproviamo. Puoi anche girare di più se vuoi. Brava, prova a fare un giro maggiore, di più. Bravissima, ottimo. Giro, da la qualsiasi parte vuoi girare, non c'è problema. Giro, grande Claudia, corri verso i tappeti. Ok Claudia, adesso facciamo anche un lavoro un po' sugli arti superiori, sulle braccia. Quindi mani, piedi nel tappeto, salta prima con le mani, sposta e poi salti con i piedi. Sposta le mani e là. Cerca, sì, brava, di mandare sempre più peso sugli arti, controllando sempre di non uscire fuori dal tappeto. Indietro, spingi con le mani e poi vai con un salto con i piedi. Quindi le tue braccia devono lavorare ancora una volta e fuori dal tappeto. Vai, vai Claudia, piccolo mani piedi, salto, mani, raggiungilo coi piedi, salto, usa l'addome, solleva il bacino, sposta bene le mani e scarica il peso sulle braccia. Ritorna indietro, le due braccia saranno forti, devono spingere, allungare bene, sempre più lontano coi piedi, ancora una volta, e in piedi, corsa all'inizio del circuito.